Partiamo con Pasquale che Ecco, ha detto delle sentite. cose molto interessanti. Pasquale Bardaro. Eccomi qua. Buongiorno a tutti e sono molto contento di vedere i ragazzi del conservatorio e anche diversi colleghi, amici. Allora, cerco di portare un po' la mia esperienza e di un po' organizzare questo mio pensiero. Allora, fondamentalmente il mio discorso è sempre quello di pensare alla musica, cioè, e poi viene lo strumento. E con questo cosa voglio dire? Che sono d'accordo anche a chi ha detto che la musica è una, perché il senso davvero è quello. Poi c'è lo strumento. Quindi, quando parliamo di strumento, parliamo, cioè, che è il mezzo che ci fa realizzare delle cose. Nel mio discorso vorrei unire questo mondo anche jazz e classico, no? O unire la marimba, il vibrafono e il pianoforte, sempre a nome della musica. Cioè, mi rivolgo adesso non a quello che si dovrebbe fare, ma a quello che già esiste come insegnamento. Cioè, mi rivolgo a chi insegna in conservatorio come me, io insegno a Terni da 5-6 anni, o a chi insegna in scuole private. Cioè al vibrafonista e al marimbista che già lui, prima di insegnare, ha questo background. Cioè che significa background? Significa avere le conoscenze del repertorio, della marimba e del vibrafono e non solo, avere la conoscenza, cioè avere sotto le mani, dietro un vibrafono o la marimba, a parte David Friedman o Rudi Wilner che hanno il loro contributo, però Ravel, Debussy, Bach, Scarlatti, Clementi, cioè avere sotto le mani la musica nella storia, che certo che è passata dal pianoforte, ma prima del pianoforte il fortepiano, quindi già il pianoforte ha dovuto leggere delle trascrizioni e le leggiamo anche noi. A un filosofo cosa succede? Ma a un vibrafonista, a un marimbista. È chiaro che dal vibrafono sei un po' più curioso e vuole un'estensione, passa alla marimba e quindi si va a studiare la marimba. La viola che diceva qualcuno o il violoncello, però va benissimo. È certo che anch'io amo il pianoforte, l'adoro e mi aiuta tantissimo, però anche è vero che dal vibrafono ho trovato molto utile passare alla marimba, perché la marimba, e adesso torno ai discorsi musicali, se parlo di un contrappunto o se parlo di trascrizione mi permette di realizzarlo molto più di un vibrafono. Quindi cos'è la musica? Che poi porto sullo strumento. Sul mio strumento, sul vibrafono, e tu citavi Milkov, che è straordinario, e ha rivoluzionato questo strumento, sono anche felice di averlo, di essere suo amico, abbiamo una bella amicizia profonda. Ha rivoluzionato diverse cose. La prima cosa che ha rivoluzionato è la frase musicale. Nel senso che da percussionisti, diciamo a volte ottusi, no? Anche quando facciamo una melodia, anche sul vibrafono, tu, uno uguale uno. Mentre lui ha parlato di flessibilità, cioè quella che fanno gli strumenti a fiato, fanno spesso cioè, i cantanti, e anche quando siamo ispirati sul vibrafono, ma generalmente c'è l'uno uguale uno. Quindi noi su questo strumento cosa andiamo a realizzare? Una frase melodica, attraverso dei movimenti, che per i pianisti, la leva, il piccolo movimento, suonare all'insù, la Müller, è una roba che esiste da tanti anni. Parlo già di quelli che oggi sono professionisti, che sono vibrafonisti, concertisti, anche jazz, cioè anche classici che esistono, della marimba già esistono straordinari concertisti. È chiaro che loro, quando insegnano, parlano di frase musicale, cioè in base a quello che suonano, se suonano Scarlatti, se suonano Bach, se suonano Bartok, se suonano musica contemporanea, cioè c'è tutta una storia del movimento riguardo alla melodia. E gli accordi, i bicordi, le seste, le terze, perché chiaramente io sono tra di quella generazione che si vedeva all'improvviso davanti allo studio di Friedman con terze e seste e un giorno ti veniva, 3 giorni no. Invece il pianista si prepara ad arrivare alle terze e alle seste, anche attraverso gli studi di Clementi, per dire. E il contrappunto? L'insegnante di vibrafono tutto tondo o di marimba, ha suonato una fuga a quattro voci sulla marimba, ha accompagnato, si dice che oggi Theodor Weddi realizza cioè i brani di pianoforte, cioè la sinistra del pianista e la destra del pianista, cioè con una sola mano fa delle melodie. Ma come fa queste melodie? Cioè, per dire, c'è tutto questo discorso dietro, che oggi già esiste.
però l'insegnante ha dovuto studiare queste robe, cioè se no come fa a trasferire un allievo? Come fa a parlare di Clementi? Come fa a parlare del periodo classico, romantico, fino ad arrivare alla musica contemporanea? Quindi il musicista curioso, studioso, chiaramente, che ha studiato il violino, l'esempio che facevamo prima, e non violino, viola, violoncello, è chiaro che il conservatorio, ragazzi, o prima la professoressa che diceva il liceo 2 ore non può fare tutto. Però adesso siamo in una conferenza di vibrafono, di tastiere, e parliamo di vibrafono, marimba e pianoforte. Detto questo, adesso vado al jazz, perché anch'io, come il tuo papà, che è molto bello anche a vedersi, è stupendo, cioè molto simpatico, e sono istintivo, parto istintivo col vibrafono, dischi, leggevo, facevo e dicevo, però cos'è successo nel jazz ai nostri amici pianisti e chitarristi che un po' ci somigliano? A Majamal, che ne so io, andiamo avanti, Paul Bley, Bill Evans, Keith Jarrett, Brad Mehldau, cosa hanno fatto questi signori? Sotto le mani, c'hanno tanta di quella musica classica. È chiaro che hanno condizionato il jazz. Nel vibrafono forse questo è successo un po' meno, perché non so quanti vibrafonisti conoscono Ravel, hanno suonato, che ne so, Clair de Lune, o Reverie, o Le Tombeau de Couperin di Ravel. Cioè, quando tu suoni questa roba sotto le mani, è chiaro che la porti nel mondo che fai. E questo è successo a Brad Mehldau. Quanta musica classica c'ha sotto le mani per Mehldau nel jazz. Oppure Bill Evans, Madonna, Debussy, secondo me a casa Bill Evans aveva proprio il palchetto, cioè la statua di Debussy, Bill Evans. Keith Jarrett, come fa? Se non conosceva le fughe, come faceva a fare quelle cose? Per cui dico che anche nel jazz potrebbe, io parlo per me, la mia esperienza, quello che mi ha portato un periodo a allontanarmi un po' dal jazz e a studiare molto la musica classica, e per avere un repertorio sotto le mani e, perché no, influenzare anche il jazz in quello che faccio, in quello che faccio. Rispetto invece alle tecniche, è ovvio che ad esempio anche Gary Barton, che oltre a essere il genio che è, ma anche, come diceva anche Giovanni Perin, musicalmente insieme a Steve Swallow hanno detto una roba musicale molto forte. Io ho presente quel disco Hotel Hello, cioè addirittura sono anche l'organo che ribartono in duo, cioè loro hanno detto anche musicalmente tanto, e anche sullo strumento che ribartono noi lo conosciamo molto per essere un grande virtuoso, però quel suo modo, quella sua anima dietro lo strumento, lui l'ha portata. Per altre cose che ribartono viene da una scuola silofonistica forte che c'era prima di lui alle spalle, Hamilton Green, quei fantastici metodi che ha fatto, ma lui stesso, questo omone che suonava lo xilofono, e aveva già anche scritto dei libri su quella tecnica, di Barton, appunto. Quindi la musica classica, vicino alle persone profonde, studiosi, musicisti, ha condizionato molto, tutto, tutto. Poi diventa jazz, diventa quello che vuoi, ma poi il tipo di suono, ad esempio, il discorso delle tecniche. Ma io se cambio tecnica ho la potenza della Barton, ma non la potenza, se tu studi bene una tecnica e la studi non un mese, ma 4 anni, probabilmente capisci anche il potenziale. Che so, ti faccio un esempio, la traditional, quella la Theodore, cioè che anziché la mano così e così, come la Stevens, no? Che sfrutta sia un lato e l'altro, poi diventa anche potenza, però non ci domandiamo sulla potenza, domandiamoci sul suono. Cioè Gary Barton con quella tecnica molto funzionale, ma ha anche dato uno standard di suono. Vi faccio un esempio, da Amal Jamal, pianista incredibile, da Amal Jamal a Brad Mehldau, il suono del pianoforte, a Bill Evans, ci sono suoni completamente diversi, suoni diversi. Per cui, se mi posso permettere, guardandomi in giro, è chiaro che sono omologato un suono di vibrafono. Io quando posso, cioè io vengo dalla Barton anche, sempre sono andato con la Barton, alle prese anche nei locali per farmi sentire, dare mazzate. Poi ho capito che esistono anche altre tecniche, ma sempre perché ci sono passato attraverso la musica e lo strumento, cioè sulla marimba. Una Stevens ti dà un'apertura enorme. La traditional dà tantissimo anche per la sensibilità, per il tocco. Ma secondo me bisogna conoscere le tecniche, a parte che fanno bene alla muscolatura. Cambi tecnica, fai la traditional e suoni meglio la barca, fai la Stevens e suoni meglio. Cioè le tecniche si completano, vanno conosciute, ma non neanche dopo un anno, Dopo 4 anni, penso, 5 anni vanno conosciute. Per cui, allora, riportandoci a oggi, ci sono compositori che hanno... Cioè, quando noi suoniamo i pezzi di Friedman e di Rudi Vinner, con tutta l'affetto e la stima che abbiamo,
abbiamo compositori che hanno messo brani melodici e simpatici da farci sposto, va approfondito nel passato e nel futuro, con autori molto molto importanti per la storia. E questo l'ho detto prima. Per cui, Giovanni, il discorso di jazz e classica, per le persone curiose, per le persone che studiano tanto e si danno alla musica, è un discorso che già c'è, laddove viene seguito. Ti ripeto, adesso sto studiando, per esempio, per con una sua mano fai così, con l'altro punto. Se non glielo faccio vedere al mio studente, ma di cosa gli parlo? Per cui è chiaro che è legato anche alla mia generazione di insegnante trasferire questa roba. Per far capire a un allievo che la musica è una, si deve costruire, e poi c'è la libertà assoluta. Può suonare con una bacchetta, può scrivere musica, quello che necessita. Quindi io mi sto facendo questo bel percorso di anni. Ho quasi 50 anni e adesso faccio un po' il meridionale, vi dico questo detto. C'è un detto che dice: non piango che moro, ma più savo e più m'imbaro. C'è una vecchietta che disse questa cosa: non piango perché sto per morire, ma perché più giorni passano e più imparavo delle cose. Per cui sta tutto ancora dentro, ai cinquantenni, ai trentenni, ai ventenni. Cioè affacciarsi a un mondo di curiosità e di profondo studio. Quindi le separazioni a questo punto poi non ci sono più. E un tutt'uno sta lì, va solo praticato, se hai delle curiosità. Perché vi faccio un esempio: quando ho iniziato un po' a stravolgere anche il modo, questa filosofia della fruibilità sul vibrafono, di fare una frase, mettiamo un periodo classico, io, la mia compagna è flautista, venne nella stanza dove studiava e disse: ma cosa è successo? Dico io: come cosa è successo? Finalmente ascolto una frase melodica. Cioè questo è il senso, cioè andare verso la musica e si va verso una verità. Quindi per i giovani ragazzi ce n'è, ragazzi ce n'è, tanta curiosità e tanto lavoro. Penso che il comizio è finito. Grazie. Grazie mille. Allora, ovviamente io ho creato quel gruppo che si chiama Italian Vibes Meeting e l'abbiamo creato assieme appunto a tanti amici durante il lockdown. E vorremmo che questo gruppo Facebook diventasse anche una fucina di idee, per cui se ci sono per esempio brani di repertorio che voi state studiando o che vorreste studiare o che pensate che siano interessanti, adesso Pasquale ci ha parlato di alcune trascrizioni, per favore condividete nel gruppo al fine di avere una panoramica lata delle possibilità del vibrafono. Io conosco Pasquale da ormai qualche anno, ci siamo incontrati anni fa a Selinunte durante un festival di percussioni che si chiama Mille Beats, e devo dire che effettivamente Pasquale ha completamente rivoluzionato il suo modo di suonare. E una volta mi ha detto una cosa molto, cioè che a me ha fatto molto specie, che è stata: guarda Giovanni, che non è un o suoni così o suoni colà, perché la mia obiezione a lui era: sì, ma, e lui l'ha detto prima, se suoni con la Barton hai quella potenza che ti serve per esempio per contrastare una batteria. E lui mi ha detto: guarda che non è un o così, è un e, cioè io posso avere la grinta con la Barton, ma allo stesso tempo studiare la tecnica, diciamo, prendere degli spunti dalla Stevens e applicarli alla Barton, oppure avvicinarmi direttamente alla Stevens o alla Traditional, che è un po' la tecnica che sta ritornando in auge all'estero, per avere delle nuove sfumature. E credo che questa sia una grande rivoluzione per quanto riguarda quantomeno l'ambito vibrafonistico. E non so se c'è qualcun altro che vuole portare la sua esperienza. Io sono abbastanza limitato per quanto riguarda la mia tecnica, nel senso che ho sempre studiato musica, cioè ho sempre studiato la Barton, non mi sono mai avvicinato alla Stevens o alla Traditional, però devo dire che da quando ho conosciuto Pasquale
e anche altri grandi esponenti anche della marimba, come per esempio Claudio Sant'Angelo e anche Steven stesso, mi sono posto delle domande su come riuscire ad ottenere un suono più rotondo, una legatura di frase, attraverso diciamo l'implementazione della tecnica Barton con alcune rivisitazioni tratte da tecnica Stevens piuttosto che dalle cose che dice Theodor Milko nei riguardi della tecnica Müller, da cui lui tra virgolette parte per ampliare il discorso musicale attraverso la traditional. Non so se Pasquale vuoi dirci qualcosa di quella che è la tua esperienza ora che tu stai praticamente abbracciando le tre tecniche in maniera equivalente. Giovanni, oppure io ho frequentato Stevens un bel periodo, appunto ho avuto anche la fortuna in privato di passare delle giornate con lui. La tecnica me l'ha messa appunto anche lui. Così la traditional, con Theodor, appunto frequentando Theodor, facendo delle mastery con lui, andando a incontrare anche in Grecia, dove tiene una summer camp molto bella a livello internazionale, ci sono un sacco di ragazzi, la consiglio, in tutto il mondo. Vabbè, in ogni caso noi, quando conosciamo una tecnica, come dicevo prima, fa bene alla muscolatura, è come parlare un'altra lingua, e ti aiuta e amplia la veduta. Ma in ogni caso noi in un millesimo di secondo passiamo da una tecnica all'altra, cioè noi, per dire, dalla Barton alla traditional è un millesimo di secondo, cioè se proprio hai bisogno di creare un colore diverso, oppure che ne so, anche dalla traditional alla Stevens è un attimo, se tu hai bisogno di un'apertura pazzesca, no? La cosa più difficile è il pensiero, cioè dire oddio, un'altra tecnica, ma sì, è troppo tardi, sono troppo vecchio, sono troppo giovane. Questa è la difficoltà. Per il resto, cammina una tecnica, ma iniziale, ma se sempre il se, perché diciamo la musica è la cosa più importante, non le tecniche, se serve, insomma, ti può essere d'aiuto. Per cui la Barton, anche sulla Barton dicevamo, ma quante Barton esistono? No? Se vedi Barton ce l'hai in un modo, se ognuno di noi poi l'ha sviluppato in un modo proprio. Sarebbe Barton per suonare la Barton come suona lui, no? Che ci dicevamo che speculare da una parte e dall'altra, cioè la rotazione ce l'ha la Barton, è chiaro, uno parte da lui poi. E così anche le altre tecniche, anche la Stevens è una tecnica, bisogna stare molto attenti perché se non se la si fa bene questa tecnica, ecco, se vi posso svelare un segreto per chi la utilizza, è una cosa che lui poi ti mette a punto, cioè quando si fa la Stevens, vedete questa nocca qua del terzo dito? È qui del quarto, cioè Stevens cioè, spiega bene che la bacchetta deve stare qua, cioè proprio deve andare proprio nell'incavo qua, è fondamentale perché prevede delle tendiniti che spesso succede, quindi bisogna farsela spiegare bene. Invece la traditional, come dicevamo, cioè quella che anche io sono partito in conservatorio tanti anni sarebbe fa. Sarebbe bello vederle però, perché io sento però non vedo. Anch'io non vedo Pasquale, ma sei sicuro che la tua telecamera è accesa? Io lo vedo, ma ragazzi, tu lo vedi? Anch'io lo vedo. Se con il computer dovreste trascinare il pallino con il suo nome sullo schermo all'interno del riquadro in cui ci sono tutti gli altri riquadri. Com'è che si fa questa cosa? Scusate, perché così ci sono tutti dei pallini nella parte di sopra con i nomi dei contatti, sì, con le foto. Con il computer basta, credo basti trascinare questo pallino all'interno della schermata principale. Io non riesco a fare questa cosa, purtroppo. Vabbè. Lo riesco a trascinare, ma non lo vedo comunque. Anch'io non riesco a trascinare. Sì, neanche io non riesco a fare questa cosa, mi dispiace molto perché... Dicevo che è chiaro, è preferibile, se si studia la Barton, vedere Barton come ce l'ha, e poi ognuno si fa la propria Barton.
e così per la Stevens, che raccomandava appunto di farla bene perché si possono avere delle tendiniti, e così anche la traditional. E, ma soprattutto quello che dicevo, è importante l'apertura mentale, dico sia per i ragazzi, perché ad esempio insegnando in conservatorio ti entrano ragazzi che partono da zero e gli puoi mettere anche una bacchetta, per dire, tra i capelli, quelli accettano qualsiasi cosa e il loro pensiero va avanti. Poi entrano ragazzi, cioè studiano ragazzi ventenni che già si sentono vecchi di cambiare una tecnica, per cui la barriera da superare è non porsi limiti. Perché poi quando si conosce bene una tecnica, vi ripeto, non basta un anno per conoscerla bene, poi si capisce. Fu molto simpatico Theodor Milkov quando mi disse, quando iniziavo a capire che, dico, caspita, ma questa traditional è particolare. Lui diceva, no Pasquale, ma tu suoni così bene la Stevens e la Barton, lascia perdere, me lo disse col sorriso, come si vieta un ragazzo una stanza e invece poi c'è la curiosità di andarci. Ogni tecnica ha la sua... e io consiglio di incuriosirsi. Facevo vedere degli esempi per quelli che mi hanno visto nella telecamera, mi dispiace, magari se la raccontavo nell'anulare, quando si fa la Stevens c'è la bacchetta che deve tagliare l'incavo, cioè la seconda falange, questo magari, insomma, per chi non mi ha visto mi dispiace, questo è. Ok, io sto cercando di modificare il layout della chiamata, come è stato detto, ma purtroppo non riesco a fare sta cosa. Va bene. Allora, sono le 11:46. Direi di... Voi mi sentite? Sì. Sì, ok. Sì. Direi di spostare l'argomento su un altro relatore, ok? E che ci parlerà invece di sempre di innovazione, ma legata invece agli strumenti nuovi, che è Andrea Biondi. Allora, siccome ci sono dei problemi anche, diciamo, proprio tecnici, nel senso che Andrea Biondi ha il suo setup con il mallet cut e alcune tastiere, synth, eccetera, in un posto in cui purtroppo la wifi non prende, so che ha preparato dei video illustrativi, ma adesso ci spiegherà meglio lui in cosa consta la sua, diciamo, la sua ricerca. Un attimo, sì, arrivo subito. Sì, io intanto ti presento. Allora, ho voluto Andrea Biondi perché sono rimasto affascinato da un anno a questa parte dalle cose che sta facendo con il Mallecat. Voi sapete che il Mallecat è uno strumento MIDI, adesso è, diciamo, affiancato dal Mallet Station della Pearl, però molti utilizzano il Mallecat o la Mallet Station come un surrogato di un vibrafono piuttosto che di una marimba, quindi utilizzandolo come, diciamo, uno strumento trasportabile. Adesso mi viene in mente, per esempio, all'epoca Dave Samuels utilizzava il Mallecat al posto della marimba quando, per esempio, viaggiava in giro per il mondo, in cui, diciamo, nei suoi concerti utilizzava vibrafono e Mallecat. Ecco, invece credo che la cosa interessante nel momento in cui ci si approccia a questi strumenti sia utilizzarli non come appunto dei surrogati, ma proprio come degli strumenti a sé stanti, e soprattutto metterli in relazione con quelle che sono le nuove tecnologie a disposizione attraverso, diciamo, quello che in gergo viene chiamato live electronics, e attraverso dei software che potrebbero essere, il più usato di tutti è Ableton, ma io qui mi fermo perché le mie conoscenze sono molto limitate e lascio la parola al nostro amico Andrea Biondi, che sicuramente ci darà degli spunti. Ciao a tutti ragazzi, forse a qualcuno di voi interesserà, a qualcuno no, qui questo è un summit di vibrafono, quindi appunto già Pasquale ha detto molto di quello che c'era da dire su questo strumento, insomma.
e ha detto una cosa che mi ha colpito molto, forse inizierei da quello, cioè sì, è un vibe summit, però è la musica, no? Che con, cioè, sta al primo posto. Questo lo dico per quale motivo? Perché, ok, con Giovanni più o meno ci siamo mandati dei messaggi dove lui in qualche modo è incuriosito da questi miei cavi, fili, cose. Lui è incuriosito, magari altre persone sono invece infastidite, perché immagino che per molti quello che più o meno io faccio, un po' sperimentando, sembra quasi essere un tradimento, no? Un tradimento del suono vero, un tradimento della tradizione, ecco. Lungi da me, nel senso che io, come Giovanni sa, ma anche voi, insomma, io il vibrafono lo amo profondamente, lo studio con grande fatica e ancora, dopo, anch'io ho 50 anni, e quindi non vuole essere, diciamo, una sottovalutazione e né della tradizione, che tradizione, almeno quella jazzistica, diciamo, io un po' accantonato il repertorio classico del vibrafono, tanto più la marimba, non so neanche cosa sia, insomma, mi ricordo giusto il nome. Va bene, quindi dicevamo, parliamo di musica. Perché dico parliamo di musica? Perché quello che sento possibile con questi nuovi strumenti, no? Perché comunque gli strumenti sono sempre in evoluzione, come diceva Pasquale, c'era il fortepiano, a un certo punto il pianoforte, e fino ad arrivare alla mallet, se volete, no? Quindi se si parla di musica possiamo iniziare, nel senso che io approccio queste cose semplicemente perché il mio problema è il concetto di forma nel jazz, quindi penso sia interessante questo, cioè utilizzo queste macchine per, diciamo, comporre, passatemi questo termine, perdonatemi, perché comporre è una cosa seria chiaramente, no? Però diciamo che tutta la mia formazione, anche contemporanea, ho militato in un gruppo importante romano per molti anni, quindi conosco un po', ecco, il repertorio contemporaneo. Che voglio dire? Diciamo, la mia formazione mi ha portato a cercare di vedere lo strumento e la musica come una lente di ingrandimento attraverso la quale vedere il mondo. Ed parto proprio da questo, cioè quello che io tento di fare è di creare degli habitat, ok? Degli habitat che non sono per forza forma canzone, cioè in qualche modo i jazzisti che sono qui sanno benissimo che le forme alle quali partecipano con il loro studiare, con il loro suonare, sono forme piccole, no? Forme canzoni tutto sommato, se ci pensiamo bene, perché che sia un blues, che sia una song di 32, stiamo parlando di forme molto piccole, importantissime, perché sono quelle, diciamo, la palestra, la vera palestra, dove poter imparare un linguaggio, dove poter imparare il fraseggio, dove poter imparare a stare appunto dentro una forma, no? Come processo di liberazione. Nel mio caso, insomma, avendo questo pallino della, chiamiamola, composizione, l'utilizzo di queste macchine è molto utile. La Mallet Cut di sé, in sé, mi interessa abbastanza poco, cioè mi interessa soltanto per il fatto che tutto sommato, sapendo mettere le mani sul vibrafono, su una tastiera, posso utilizzare le quattro bacchette per esprimere delle cose. La cosa interessante è che, pensa un po', su questa tastiera si possono esprimere molte più cose di una melodia o di un canto accompagnato o di un brano come lo conosciamo noi. E in questo mi è sempre venuto in aiuto personaggi importantissimi come John Cage, specialmente John Cage, insomma, però il discorso, vabbè, sarebbe troppo lungo. Non so cosa dire, cioè i video che ho preparato forse sono un po' lunghi, sono 4-5 minuti l'uno, quindi forse eviterei, dimmi tu Giovanni, eviterei di mandarli tutti e tre, oppure ne mando allora, uno. Allora, se tu hai qualcosa magari in cui ci puoi spiegare qual è la... cioè che cosa connetti al Mallecat, okay. E magari se ci fai sentire qualcosa, così, okay, anche allora, chi allora... ci ascolta può capire cosa fai. Ok, allora provo a condividere lo schermo con un primo video dove faccio vedere, sto con un iPad e quindi faccio un piccolo, no? Faccio vedere quali sono le cose che intervengono e poi okay. Un altro piccolo video dove faccio vedere invece il concetto del mapping e del sampling. Okay, ci provo, aspettate.
condivido schermo. Apri, condividi schermo. Ok. Vediamo. Consenti. No. Più tardi. Non sono sicuro di... Ma ora proviamo. Allora, qua. Non so se voi vedete il mio schermo o no. Ciao ragazzi. Sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Bene. Allora, provo ad alzare il volume. Ciao ragazzi. Allora, piccolo videtto introduttivo, insomma, come chiesto da Giovanni. Allora, un po' il setup, la presentazione del setup. Ovviamente mixer, dove faccio confluire tutti gli artefici, insomma, tutte le voci. Se vedete il cut, perché ci sarà un microfono, un bluetooth, un fix, ok. Naturalmente un icone con Ableton Live. Qui di sotto abbiamo una Yamaha Riflex, molto utile per alcuni suoni. Un micro molto dove è molto utile è un synth monofonico, lentissimo. Spesso uso con, diciamo, come piccolo micro sequencer, potete vedere. Può diventare anche una cosa ritmica, no? A dirlo, questa non ha bisogno di presentazioni, è la nostra amata, odiata Mallet Cat. Un paio di metalini di cui magari se vi va parliamo dopo. E questo è un controller invece, cioè è una superficie che mi permette di replicare perfettamente quello che c'è qua. Ok, quindi non dover mai mettere mani sul mouse, sul trackpad, insomma, specialmente mentre sto suonando, insomma. Questa superficie mi permette di, mentre sta suonando, di poter far avvenire cose diverse e quindi pilotare live in maniera, diciamo, analogica, quindi in maniera meccanica. Con le punte in mano posso in quel momento pigiare qualunque di questi tasti, diciamo, studiandoci un attimo. E ancora di più, cosa ancora più interessante, parlavamo dei pedali. Con almeno questo, per adesso, questo pedalino, io posso far avvenire molte cose, perché quel pedalino non è allacciato alla Mallet Cat, ma è allacciato a questo controller, che mi permette ancora di più di pilotare live senza toccare niente, neanche qui a volte. Ok, quindi Mallet Cat. Ti chiamo un minuto, sto proprio... Va bene, questa okay, ciao. È una cosa interessante dell'Arturia, praticamente, ma magari ne parliamo a parte, insomma, che uso spesso con... E poi vabbè, insomma, portandoci qui Vibe e Push, che tengo molto spesso vicino al vibrafono vero, che praticamente è una replicazione ancor più maledettamente tecnologica di questo, che mi permette di fare le stesse cose che faccio con quello, ma volendo anche suonarlo mentre sto vicino al Vibe, in base a quello che devo fare. Ok, mi vedete adesso? Forse non lo so. Sì? Sì, ci sono delle domande dai partecipanti. Sì. Vedo che ci sono anche tanti giovani su questo tipo di setup, perché oggettivamente è, per esempio, per me è molto complicato capire tutta la questione del routing. Non so se c'è qualcuno che vuole fare delle domande specifiche ad Andrea. Anche molti ragazzi, c'è, cioè Gianluca, Manfredonia, insomma ci sono tante persone che forse già queste cose le conoscono, non lo so, o comunque se intanto vi vengono in mente domande, non so se farvi vedere anche l'altro video che dura, insomma, 6 minuti, se magari
ne parlo io, insomma, ditemi voi, sì. Possiamo anche fermarci qui per me, insomma. Sarei dite... per vedere il video anche, molto, molto bello. Ah, sì, andiamo, dai, guardiamo il video. Avanti. Credo che ci siano molti spunti. Ok, ok. Allora, quindi allora facciamo così, provo adesso a farvi vedere senza nessun, diciamo, non c'è nessun tutorialing, nel senso che non vuole essere un tutorial di nulla, è soltanto farvi vedere come, ecco, come uso Mastercard, ecco, come un vibrafonista che proviene dalla classica contemporanea, che studia jazz, può utilizzare Mastercard in una maniera un po' diversa da... da usarla come con il vibrafono campionato che pesa poco, per cui andare a fare gig di jazz, che alla seconda volta che ci provi capirai subito che jazz si suona con i tasti di metallo e non chiaramente con, no, con la sintesi, non c'è dubbio. Questo è il problema della Mastercard. Cioè, molte delle persone che comprano Mastercard, me per primo, ha pensato che poteva svoltare la vita e non doversi portare quel mammozzone in giro per no? Ditemi che non è così, e Pasquale tu ne saprai qualcosa. E poi ci stiamo anche iniziando a invecchiare, quindi insomma il peso, le spalle, la schiena. Vabbè, non, no, sono due strumenti diversi. Insomma, provo a mandarvi quest'altra cosa, ma dura un pochino di più, magari la fermo a un certo punto, non lo so. Oppure ditemi voi, chiamate aiuto quando... Allora. Vado. Allora, questo, ok. Insomma, utilizzo di Mastercard. No, ho sbagliato. Diciamo a modo mio. Beh, ci sarebbe tantissimo di parlare sulla programmazione di Mastercard. No, questo scusate, no. Ma questo non serve, insomma. Forse questo. Due. Parliamo un attimo di Mastercard. No, no, perché spesso, ok, andrò a suonare jazz. Questo ce lo siamo già detti, scusatemi. Non sono molto super mega, non sono tecnologico, scusa. Insomma, utilizzo di Mastercard, diciamo a modo mio. Beh, ci sarebbe tantissimo di cui parlare sulla programmazione di Mastercard, che vabbè, è un processo un po' lungo, ma comunque Mastercard è una... master keyboard, no? Come qualunque altra master di un tastierista, ed è possibile interfacciarla a qualunque altra cosa. A me piace, insomma, mi diverte molto interfacciarla ad Ableton Live. In che modo? In modo abbastanza semplice. Io utilizzo fare questa cosa che si chiama mapping. Mapping. Il mapping vuol dire semplicemente essere ispirati da qualunque cosa, può essere un suono, una frase di Carmelo Bene, piuttosto che piccolo, non so, qualunque cosa attenga al suono, è possibile mapparla e anche campionarla, quindi anche sampling. Bene, e tutto questo può essere distribuito qui sopra. Per esempio, di quelli che ho messo, insomma, di quelli miei sciocchi. E la mia, diciamo, sono partito da questa cosa iniziale, cioè da non sapere ancora la mia età se scegliere Parker o Likonitz, no? Due strade diverse, un video, no? Allora la prima cosa che ho fatto, ho detto ok, allora un accenno di Marshmallows, ok, e qui c'è una piccola frase di Parker. Va bene, questo brano si chiama Babel, quindi Babele, quindi insomma tutti i riferimenti biblici li lasciamo perdere. Comunque è appunto un gran minestrone di linguaggi, dove il mio tentativo è stato quello di far convivere appunto questa riflessione sui due, ma addirittura qui invece troviamo un frammento di un brano meraviglioso di Scelsi. Ok, tutto questo si può far convivere con qualunque altra cosa, per esempio questo è okay.
Anagra. Tutto questo, insomma, nel mentre costruivo questa cosa, mi è uscita fuori su YouTube addirittura una intervista fatta a Igor Stravinsky, che dice cose, a mio avviso, di un'attualità spiazzante. Because my music of today is so much based on the new musical technology. Cioè, Igor Stravinsky, nella fase finale della sua carriera, dice che diciamo che la sua prospettiva nella musica è basata sulla tecnologia, sulle nuove tecnologie, una roba incredibile. Quindi ho pensato che in questo procedimento a un certo punto Stravinsky dovesse dire la sua. Ecco, poi music is an organization of tones, an act of human mind. Musica come organizzazione di suoni, eccoli, è chiaramente un atto dell'intelletto umano. E in tutto questo, a gamba tesa, faccio entrare a un certo punto Carmelo Bene, che praticamente dice a se stesso quello che io penso di me, magari quando sto facendo queste sciocchezze che non c'entrano niente con le dominanti secondarie, diciamo così. Ma uno come me dove potrà ficcarsi? Dove? Suoni, per esempio, sono suoni che ho prelevato da un disco di Cat Lap, che è una giovanissima, appunto, producer, mi sembra spagnola, argentina, appunto il sampling, quindi rubare, tra virgolette, dei microframmenti, dei suoni, appunto, e riorganizzarli, no? Chiaramente con l'iPad in mano, quindi è impossibile farvi vedere nulla. Ok, applauso. Bravo Andrea, bravo, bravissimo. Non, chiaramente non ho suonato, cioè non c'era nulla da suonare, era soltanto una cosa aspetta che provo a togliere. Ok, era solo per far vedere in quale modo penso che posso approcciarmi alla forma, cioè l'idea di, tramite le mie esperienze di vita, che possono essere appunto, no, Cage, Stravinsky, cioè, poter creare degli habitat, come li chiamo io, e quindi poter costruire delle narrazioni soniche. Attengono alla musica queste narrazioni soniche? Dipende, insomma, se la vediamo come Cage, appunto, perché no?
se la vediamo come radio music come concezione di Gage, no? Esattamente, esattamente, cioè come in qualche questo modo anche di cose che non c'entrano tra virgolette nulla, però appunto attraverso la musica, perché poi comunque io conosco il progetto Out Out, insomma, poi okay, attraverso il suonarci su a queste cose, appunto cercare di far trovare un posto a questi piccoli sampler attraverso il suonare poi del musicista, quindi è là che poi riescono a convivere le varie cose che uno sceglie di mettere all'interno di un launchpad, poi fondamentalmente diventa. Certo, quindi la mia sfida personalissima è quella di, uno, poter dentro queste forme improvvisare sia in maniera jazzistica, ma guarda caso c'è anche di più, cioè si può improvvisare a un livello, direi, ma non so, possiamo chiamarlo totale, dove quello che avete visto può diventare forma, cioè può essere formalizzato entro certi limiti e addirittura decostruito, e quindi quelle due cose che ho fatto con una sola mano non sono certo il pezzo che vi dicevo prima, chiaramente Babel è un pezzo vero e proprio dove queste cose confluiscono nella maniera in cui dico io, e questo mi serve, uno, per far innanzitutto dialogare la storia, per esempio, cioè far parlare Stravinsky con Carmelo Bene, che sono due grandissime menti del Novecento, forse loro non l'hanno mai fatto. Ecco, quindi l'arroganza di poterlo fare io tramite persone che non ci sono più, questo è un mio obiettivo pazzo, folle. E di più, appunto, quindi collegare l'improvvisazione di tipo jazzistico, che può essere un bel ingrediente, a un'improvvisazione di tipo, boh, direi totale. Forse per me questa è la contemporaneità dell'elettronica. Cioè, quindi guarda caso, la mia visione dell'elettronica guarda al Novecento e non guarda al DJ setting, no? Anche se questo può sembrare per alcuni questo, appunto, come dicevo prima, un mio tradimento del vibe, neanche per sogno, cioè il vibe è una cosa seria e quindi va trattata in un modo sempre rispettoso, e vedo Pasquale che prende l'iPad apposta perché non deve perdere tempo, perché adesso un po' di warm up se lo fa mentre parliamo, non so cosa altro aggiungere, questo. Non so se c'è. Grazie mille per il tuo intervento, è veramente secondo me illuminante e si inserisce bene su quella che è anche la tradizione, come diceva Gianluca Manfredonia, quella che è la tradizione percussionistica contemporanea, che ha tanto di surrealismo, tanto di Dada, tanto di Alea, e tutto questo ovviamente è riunito nella figura di Cage. Che insomma ha scritto dei brani, tutto repertorio Imaginary Landscape 1, 2, 3, 4 sicuramente sono dei capisaldi per la nostra letteratura. Adesso vorrei dare la parola ad Andrea Dulbecco, che si è appena collegato, so che lui tra l'altro stava insegnando questa mattina, ci ha fatto questo grosso favore di essere presente, non so se Andrea ci senti, forse non ci sente, avevo visto che si era collegato, scusate che provo a mandargli un messaggio. Beh, allora se non c'è Andrea, allora direi di passare a Francesco Pinetti. Eccomi, ciao a tutti. Mi ciao senti? Francesco. Ciao. Intanto ciao. Vediamo se riusciamo a ribeccare Andrea. Ciao Francesco. Allora, Francesco ci vorrebbe parlare di un suo metodo che ha scritto, un metodo per vibrafono, e magari farci vedere anche qualche esercizio in esso contenuto. Va bene, allora, quanto tempo ho? Così almeno mi regolo. Ah, una ventina di minuti. Sì, va bene, poi se avete domande fate pure. Comunque il materiale è molto. Intanto grazie mille Giovanni per questa opportunità, perché mi dai l'occasione di presentare questo lavoro. Ho avuto la fortuna di fare il conservatorio in Milano. Scusate, chi ha i microfoni accesi però li spenga, altrimenti state parlando sopra Francesco. Chi ha il microfono acceso, grazie. Rivado, ricomincio?
Bene, stavo dicendo che ho avuto la fortuna di fare il conservatorio a Milano proprio in un periodo cruciale in cui è avvenuto il passaggio di testimone tra Franco Campioni, che forse molti di voi conoscono, un percussionista della RAI, e Andrea Dulbecco, appunto, che è venuto a subentrare come docente. Per cui il vibrafono è venuto a me naturalmente, in quanto ha unito la mia passione per l'aspetto, diciamo, più ritmico, batteristico, che mi aveva trasmesso Franco Campioni, con quello proprio melodico, armonico del pianoforte. Quindi questi due strumenti che a me piacevano molto si sono materializzati nel vibrafono. E grazie ad Andrea poi ho potuto approfondire, proseguire i miei studi. Quindi adesso io ho 44 anni e mi sono ritrovato nel lockdown della scorsa primavera a mettere mano a molto materiale che avevo raccolto durante gli anni. A dire il vero, questo progetto l'avevo già in mente, però non ho mai avuto il tempo necessario per realizzarlo. Quindi, a seguito di un'occasione, anche grazie all'incontro con Davide Merlino, che è un organizzatore straordinario, molto creativo, abbiamo per una masterclass raccolto le idee, e quindi questa masterclass mi ha dato il via per fare una sistematica operazione di riordino e di stesura di tutto quello che ho appreso e accumulato in questi 30 anni di musica. Ho iniziato molto presto ad ascoltare tanta musica, da piccolo ho iniziato a studiare il pianoforte e la batteria, quindi poi quando sono passato al vibrafono chiaramente è stato un amore a prima vista. E allora questo progetto raccoglie, dicevo, tanto materiale al punto che è diventato abbastanza corposo, come potete vedere. Ve lo mostro così almeno. Naturalmente mi sono anch'io posto la questione a chi rivolgo questo contributo. Intanto l'ho fatto per fare ordine con me stesso, quindi è un metodo che mi sono autoscritto, nel senso che ci devo studiare anch'io, ci studio anch'io tuttora, perché gli argomenti sono tanti e sono infiniti. Però diciamo che è rivolto a ogni vibrafonista che voglia costruirsi le basi per suonare in ambito jazz, ma anche acquisire una maggiore consapevolezza ritmica, intervallare, armonica, melodica. Quindi va bene anche per chi vuole migliorarsi in ambito classico. Poi chiaramente le distinzioni ognuno è libero di farle o no, perché giustamente la musica è una, quindi ognuno fa le sue valutazioni. Però anche se qui dentro c'è tanto materiale scritto, l'intenzione è quella di sbloccare un meccanismo interiore di autoapprendimento. Quindi ogni spunto vuole essere lo stimolo per personalizzare la propria pratica, il proprio stile, la propria evoluzione sullo strumento. Quindi, avendo questa occasione così ghiotta, inizierei a presentarvelo un po'. Allora, sicuramente ho affrontato la parte tecnica in maniera tale che anche un principiante possa accostarsi. Chiaramente è meglio se l'utente abbia già un po' le idee chiare, nel senso che sia già un vibrafonista, che sappia almeno indicativamente cosa si va a fare. Per cui la prima parte ve la mostro, non so se vedete tutte le scritte al contrario. Sì, ok, allora ve la leggo. La prima parte riguarda la tecnica, e quindi l'impugnatura, le bacchette, il pedale, il dampening e qualche idea teorica sul suono. Quindi è molto più teorica la prima parte. Vi mostro, ci sono delle foto in modo che si possa almeno avere un'idea di quello che vado a spiegare. E qui comincia anche una piccola parte di teoria di base, in modo che chi poi sfoglia gli esercizi sa di cosa si sta parlando. E nella teoria di base ho voluto, diciamo,
fare tre sottocategorie importanti, quindi tutta una categoria dedicata al ritmo, e su questo aspetto mi sono fatto aiutare anche molto dalla... Non per niente cito l'alfabeto ritmico di Benny Greb, che è un grande batterista, e faccio anche uso della sua invenzione, diciamo, dell'alfabeto ritmico negli esercizi. Poi sull'utilizzo del metronomo, con diversi suggerimenti su come stare sul metronomo, sia in tempi semplici ternario, tempo semplice quaternario, ritmo quaternario composto. Poi andiamo avanti, qualche infarinatura teorica su melodie, gradi della scala, gli intervalli, eccetera, eccetera, un po' di armonia, e si arriva finalmente alla sezione pratica, che rappresenta l'altro grosso blocco di questo libro. Nella sezione pratica, naturalmente, non si esaurisce tutto lo scibile che si possa scrivere sugli strumenti a percussione a tastiera, però rappresenta appunto l'esposizione sistematica di quello che sono andato ad accumulare in tanti anni di forte interesse, curiosità, anche in masterclass di altri vibrafonisti, appunto anche Andrea, ma anche David Friedman, Mike Magnieri, poi altre lezioni varie. Quindi una cosa importante che l'allievo deve capire da subito è di applicarsi prevedendo il trasporto in tutte le tonalità. E allora, nella parte pratica c'è tutta la sezione di sticking, sono esercizi sugli accordi maggiori, minori e sugli accordi in modo triadico. Poi vedremo che l'aspetto armonico e l'aspetto melodico vanno di pari passo, quindi studiando uno si potenzia anche l'altro, studiando l'altro si potenzia anche uno, quindi la cosa migliore è cercare di portare sempre avanti parallelamente le due cose. Vi dicevo, tutte le parti triadiche, l'applicazione, poi tutto questo riguarda lo sticking, diversi maneggi, quindi colpi singoli, colpi doppi, eccetera, c'è tutto scritto. Vi mostro qualche esercizio. Sticking, double sticking, poi si arriva al grande capitolo delle scale, che mi ha portato via parecchio tempo per fare una scelta, perché sono tantissime le scale e quindi non sono stato ad esporle proprio tutte, perché sapete che si possono fare le derivazioni, no, delle scale, quindi tutti i vari modi, eccetera. Allora ho fatto una specie di riassunto con quelle che ritengo essenziali. Infatti, deve essere un metodo di base. Quindi, per chi si avvicina al jazz, penso che queste siano quelle più importanti. Ve le vado ad elencare. Abbiamo i modi soliti, ionico, lidio, lidio aumentato, aumentato, eolion, dorian, minore armonico, minore melodico, frigio, misolidio, lidian dominant, superlodio, toni interi, diminuito, locrio, locrio 2, locrio diesis 2 e diminuito. Ho messo ovviamente tutte le diciture in inglese per quanto riguarda questi modi e queste scale, così, visto che si parla di jazz, che ha una derivazione prevalentemente appunto oltreoceano, almeno uno si trova già con i termini utilizzati anche nel resto del mondo, mentre tutto il resto del testo ovviamente è in italiano. E sulle scale ho fatto un lavoro di... sono andato a sviscerare diversi aspetti in modo tale da consentire all'allievo di padroneggiare la scala non soltanto in termini di sticking o di mero esercizio tecnico, ma proprio anche per coglierne la peculiarità espressiva, quindi in modo che riesca a coglierne il colore, perché ad ogni scala si connette anche una concezione armonica, e questa è riassunta grossolanamente qua, ma si trova poi anche riassunta nella sezione armonica.
Quindi c'è tutto un capitolo delle scale molto lungo, 100 pagine circa, che va a sviscerare tutte queste scale. Quindi si studiano in diverse salse, con, non so, tanto per farvi un esempio, con gli intervalli, gradualmente con intervalli di seconda, di terza, quarta, quinta, sesta, settima, ottava, oppure con i picordi, sempre per fissare i rapporti intervallari, intervalli di terza, intervalli di quarta, di quinta, sesta, settima, ottava. Poi arpeggi ascendenti e discendenti, poi questa cosa magari ve la mostro anche suonando. E altra cosa importante, anche con quadriadi, visto che noi vibrafonisti siamo costretti sempre ad armonizzare con le nostre quattro bacchette perché non abbiamo le dita, almeno con questo tipo di studio si possono fare gli scorrimenti con le quadriadi su ciascuna scala, e questo lavoro richiede veramente tantissimo tempo ed è infinito, si potrebbe studiare per ore, per anni, per sempre, ed è la grande sfida poi riuscire a trovare il tempo per ottimizzare le proprie sessioni di studio. Anche questa è una cosa molto difficile, e chi riesce a farla poi raccoglie i frutti. Allora, dopo il capitolo delle scale andiamo a vedere cosa c'è. Francesco, ah, okay. Ti va di farci sentire qualche esempio? Sì, posso metterli in coda? Sì, no, era solo... Adesso finisco la carrellata, così... Ottimo. Ok, c'è il capitolo che ho dedicato alle cosiddette scale speciali. Allora, in realtà è una sintesi delle scale pentatoniche, dove ho messo la pentatonica maggiore, la pentatonica minore e la pentatonica minore blues, vabbè, ancora minore, e poi la pentatonica minor train, che è una bellissima scala, spesso accantonata, ma utilissima. E devo dirvi che per quanto riguarda la pentafonia ci sarebbe proprio da sbizzarrirsi, perché tantissima musica va sempre a parare lì, e quindi le applicazioni di queste scale sono infinite. Per quanto riguarda la loro corrispondenza armonica, ho anche messo tutti i vari accordi su cui la specifica scala può essere suonata. Anche qui, sempre coerentemente col tipo di approccio che ho usato per le altre scale, c'è la parte intervallare e la parte non intervallare. Allora, faccio notare una cosa, che per quanto riguarda le scale pentatoniche, quando si lavora con lo stinging, in particolare proprio con queste scale, si può utilizzare molto bene anche la tecnica Stevens, quindi farli sulla marimba, questi esercizi sono veramente proficui anche per la tecnica Stevens, perché con lo sticking ci sono tante varianti da fare. E qui stiamo parlando sempre soltanto di scale esposte partendo dalla nota più bassa del vibrafono. Io tutte le scale le ho messe partendo dal Fa, in modo che potessi realizzare l'estensione maggiore. Naturalmente, come dicevo all'inizio, vanno poi trasportate tutte per 12. Quindi il lavoro è tantissimo. Ok, passiamo oltre. Dopo la pentatonica train, che è quella che vi dicevo molto bella, che ha un sacco di applicazioni poi qua riassunte nelle tabelle, sono passato alle scale, le ho denominate scale Harris. Anche queste sono scale poco conosciute, beh, diciamo che molti jazzisti le conoscono, però in ambito, diciamo, classico non è che siano molto conosciute. E sono una scala maggiore e una scala minore. Sono tutte e due scale Harris, in quanto hanno la peculiarità di avere l'aggiunta di una nota, quindi sono 8 suoni anziché 7. E questa peculiarità apre a tutta una serie di esercizi e possibilità che si affrontano sia con l'ottica dello sticking, sia con l'ottica dell'accompagnamento accordato. Anche qui magari dopo vi faccio qualche esempio. E siamo arrivati finalmente alla sezione armonica.
La sezione armonica si sviluppa con questa pagina fondamentale, che ritengo fondamentale. Ok, dove sono riassunti, dove sono riassunte delle posizioni accordali a quattro bacchette che personalmente uso tantissimo e ritengo basilari, per le quali ho proposto la versione a parti strette e a parti late. A questo proposito, naturalmente, musicisti come ad esempio Gary Barton sono andati molto oltre. Barton viveva pane e vibrafono. Non so se conoscete questo libro di Gary Barton. Ecco, anni fa per me questo era arabo. Proprio mi mettevo lì, dicevo, ma cosa ha scritto, cosa ha fatto? Ecco, adesso inizio a capirne la preziosità. E lui, seguendo quanto scritto in questi libri, anche un altro molto famoso suo è questo. Vabbè, adesso non ce l'ho sotto mano. Comunque, ha scritto degli esercizi dove va molto oltre il primo rivolto. Quindi anche lì ci sarebbe da aprire una parentesi infinita sulla disposizione dei rivolti molto allargati. Io mi sono limitato al primo rivolto e le posizioni 1 e 2 per fare poi tutte le varie cadenze tipiche del jazz. Quindi si va dalle cadenze 2-5-1, maggiore, minore, anche qui poi le cadenze quinto. Insomma, nella parte armonica c'è tutta questa serie di esplorazioni armoniche. Ok. Poi vado subito alla parte finale. Sì, qua poi ci sono tante altre cose all'interno della parte armonica, ma... Era questo, Francesco? Sì, sì, era quello. Che ribalto, ok. Sì. C'è un breve, diciamo, capitoletto sul dampening, però non esaustivo, chiaramente. Su quello magari è meglio rifarsi al metodo di Friedman. Comunque è un capitoletto sul dampening applicato all'armonia. Infine vado ad analizzare le tre forme, diciamo, più basilari del jazz, che sono il blues minore e il rhythm changes, tra i più comuni. Ma in che senso vado a prenderli? Nel senso che ne faccio un'analisi sempre partendo dalla tonalità più bassa, che è il fa, per il vibrafono, e propongo una struttura, una sequenza accordale con una determinata struttura da poter poi trasportare in tutte le varie tonalità. E in queste strutture, chiaramente, la disposizione dei voicing consente a chi la studia di ampliare un po' il panorama. Quindi, questo per quanto riguarda la parte metodo. Poi si diceva prima che il vibrafono, appunto, sta risentendo del periodo. Io vorrei spezzare una lancia a favore di chi, appunto, è in controtendenza, nel senso che cerca di promuovere lo strumento come può. E fortunatamente dalle mie parti, grazie anche alla collaborazione con Davide Merlino, potrei dire che c'è un focolaio attivo di aspiranti vibrafonisti. Cioè, dall'altra parte del lago di Davide c'è una bellissima realtà, magari poi ve ne parlerà, e quando ci sono queste realtà con gente che ha voglia di fare, di costruire, poi le cose pian piano prendono forma. A questo proposito, lo stimolo dato da situazioni simili mi ha portato a raccogliere anche alcuni brani in due volumetti con 5-6 brani, no, 5 brani ciascuno, per vibrafono solo. Quindi qua dentro c'è un po' la sintesi di quello che ho esposto nel metodo, e
non sono facilissimi, nel senso che si richiede una conoscenza intermedia, intermedia avanzata, però appunto una volta che si ha una discreta padronanza tecnica armonica sono tranquillamente abbordabili, cioè non più difficili di quelli del Friedman, ecco. Poi altro materiale, adesso che abbiamo appunto in linea anche due dei miei eroi, ho dedicato questo brano ad Andrea Dulbecco, che è un brano per vibrafono e orchestra di percussioni, quindi specifico proprio per il vibrafono accompagnato da un'orchestra di percussioni. Anche qui, giusto per farvi vedere la partitura, ci sono un po' di percussioni da usare. E a Luca Busella invece ho dedicato un altro brano per marimba e orchestra di percussioni, spero che lo suoneremo presto. E anche qui c'è marimba solista più l'orchestra di percussioni, quindi pensato per Davide. Poi se qualcuno si vuole lanciare in un'altra cosa un po' più corposa, ho scritto anche The Vibe Source, che è un brano per vibrafono solista e orchestra, diciamo, symphonic band, cioè la classica orchestra di fiati, quella grossa, quindi con un sacco di strumenti. Grazie. Allora, adesso devo dare la parola ad Andrea Dulbecco, perché purtroppo dopo deve lasciarci all'una, per cui magari dopo ritorniamo su qualche esercizio. E allora, intanto per me è un grandissimo onore avere Andrea con noi, perché è maestro di tanti di noi. Io mi ricordo di Andrea che era venuto al conservatorio a Padova, io avevo 16 anni e mi ha mostrato i primi voicing a parti late, e per me era come Gesù Cristo che arrivava sulla terra e mi mostrava queste cose bellissime, nuove, per cui è bello a distanza di tempo, insomma, rendergli omaggio, dargli uno spazio anche in questo momento vibrafonistico. Grazie, ecco, ragazzi. Quindi Andrea, tu parla di quello che vuoi, che sarà sicuramente interessantissimo. Grazie, adesso mi sentite? Sì, adesso ti sentiamo benissimo. Bene, grazie, siete troppo gentili, sono commosso. Vengo subito al dunque. Anch'io, come Francesco, ho recentemente, un paio d'anni fa, è uscito questo metodo di vibrafono, e ho cercato di fare una, diciamo, una cosa un po' particolare, nel senso che guardandomi in giro, non solo per quello che riguarda il vibrafono, ma avendo studiato anche pianoforte e guardando i metodi di studi tecnici di altri strumenti, dal violino al clarinetto, mi ero reso conto così, soprattutto, che cosa non avrei voluto fare, non più che di quello che avrei voluto fare, no? Per cui ho cercato di fare, elencare dentro la mia testa tutta una serie di difetti che in media trovavo nei metodi tecnici, e ho cercato di fare qualcosa d'altro, no? Perciò ho cercato di fare un metodo che avesse un uso e riuscisse a far progredire in maniera piuttosto estemporanea nella conoscenza dello strumento. Vado nel particolare, faccio degli esempi. Ad esempio, anche sullo studio delle scale, che cosa succede? In tutti i metodi, per tutti gli strumenti, c'è tutta una serie di scale, maggiori, minori, e tutte queste scale vengono in genere scritte in tutte le tonalità, e questo secondo me è uno spreco di carta e di energie molto grosso e anche un po' inutile da parte dell'autore. Perché? Perché è bene invece dire: ok, questa scala è fatta in questa maniera, questa costruzione di toni e semitoni, adesso te la trasporti tu nelle varie tonalità, no? Questo è l'esempio più banale che potrei fare. E diciamo che, partendo da questa cosa, il mio metodo è fatto, per quanto riguarda
sia la parte tecnica che quella più improvvisativa è fatto in questa maniera, cioè cercando di dare una serie di esercizi che possono essere personalizzati. Sono esercizi molto cangianti, no? Sono basati su progressioni di accordi, per cui sono esercizi costantemente modulanti, in cui sono come una base su cui a cui si può applicare lo studio di varie difficoltà tecniche, tipo le scale, gli arpeggi, le ottave, le divaricazioni, la tecnica appunto 4-3-2-1, 1-2-3-4, tutte le varie combinazioni, l'uso del pedale, il dampening e così via. Per cui sono, prendendo una determinata, faccio degli esempi, tra l'altro è un metodo con video, per cui c'è una parte scritta abbastanza breve, dove diciamo che serve da complemento a quello che spiego in questi due video. Sono due DVD, uno dedicato alla tecnica e uno dedicato all'improvvisazione. E sono quasi 5 ore di girato, per cui sono, ogni lezione dura circa una ventina di minuti, alcune anche mezz'ora, per cui sono 8 lezioni di improvvisazione e 8 lezioni di tecnica. Però diciamo che sono molto complementari i due metodi, cioè è un modo, un'altra cosa, un'altra filosofia che cerco di trasmettere con questo metodo è che il bello è che ci sia un modo di studiare la tecnica con una finalità. Cioè, io studio tecnica perché voglio fare l'improvvisatore, per cui questo, il mio punto d'arrivo, quello che voglio fare col mio strumento, influenzerà molto il mio modo di studiare, no? E perciò cercherò di studiare lo strumento in una maniera che mi porterà più facilmente a raggiungere l'obiettivo che mi sono posto, no? Infatti mi piacerebbe che questo metodo venisse un po' preso come esempio anche da altri strumentisti, ad esempio, che possono assumere questa filosofia per studiare il loro strumento, o che potesse far venire delle idee anche a un vibrafonista che magari vuole dedicarsi al repertorio contemporaneo e prende questa filosofia per magari risolvere i problemi che i brani di musica contemporanea gli propongono e crea un suo metodo per risolvere i problemi che il suo repertorio gli impone. Per cui diciamo che questo è quello che succede, che ho cercato di fare con questo metodo. È partito appunto come metodo che doveva essere venduto online, poi la cosa è un po' fallita, per cui solamente come video, poi ho trovato invece un editore che però mi ha detto che ci voleva anche una parte cartacea, per cui in un secondo tempo ho inserito anche qualche scritto che serve come complemento alla parte video. Perché diciamo questo a parole è quello che ho il lavoro che ho fatto, insomma. Ecco, io credo che la cosa, diciamo, innovativa nel metodo di Andrea sia proprio il fatto che in realtà Andrea si pone come un mentore, cioè come una guida, però sei tu a creare alla fine il tuo metodo tramite i consigli che dà Andrea. E secondo me questo è veramente innovativo da un punto di vista sia da parte dell'insegnante che da parte dell'allievo, perché solitamente l'insegnante tende ad imporre un certo metodo, ad imporre degli esercizi, giustamente spesso, perché insomma si crede che la propria esperienza aiuti gli allievi. In certi casi invece gli allievi hanno bisogno di spunti diversi ed hanno bisogno loro stessi di arrivare alla soluzione dei problemi in maniera autonoma, e questo spesso porta a dei risultati più duraturi nel tempo. Quindi probabilmente, almeno io l'ho letto così questo metodo, cioè il fatto che l'allievo attraverso, diciamo, la direzione di Andrea riesca a trovare un proprio modo per studiare, un proprio modo per creare gli esercizi, credo che sia veramente
un modo innovativo, interessante e soprattutto duraturo per sviluppare non solo la tecnica, ma un approccio musicale allo strumento di qualsivoglia natura, perché poi, appunto, come tu ricordavi, la bellezza di questo metodo è che ovviamente noi ci stiamo parlando tra vibrafonisti, ma potrebbe essere utilizzato come metodo di studio da un clarinettista piuttosto che da un violinista, piuttosto che da un pianista. Quindi è veramente molto bella questa universalità del metodo di Andrea. Giovanni, hai colto, guarda, sei stato molto preciso nel tuo intervento, perché hai colto esattamente l'essenza di quello che volevo dire. Cioè, io i primi anni che insegnavo ero troppo invadente, me ne sono reso conto dopo, no? Con gli allievi, cioè dicevo fai così, fai cosà, no aspetta qua facciamo così, e invece trovo, poi ho capito questa cosa, che l'insegnante migliore è quello che insegna l'allievo a diventare il migliore insegnante di se stesso, per cui quanto prima l'insegnante riesce a essere meno invasivo e perciò logicamente però gli deve dare una direttiva, no? Gli deve dare delle indicazioni per diventare, però le indicazioni devono essere finalizzate a far sì che l'allievo capisca su cosa deve lavorare e come lavorare per risolvere i suoi problemi. Questo è proprio quello che mi piacerebbe sempre riuscire a fare, e nel momento in cui ho la sensazione di essere riuscito a fare questo con un allievo, sono felice, perché penso di essere riuscito di avere colto l'essenza vera dell'insegnamento. Ognuno può diventare il migliore insegnante di se stesso. Grazie mille ad Andrea per questo intervento molto molto profondo, che credo che serva sia agli allievi che ai tanti, ovviamente, professionisti ed insegnanti che abbiamo qui oggi. Grazie a voi ragazzi, io spero di partecipare così con un po' più di tranquillità la prossima volta, anzi ti prego Giovanni di farmi sempre sapere quando ci saranno questi incontri, così... Certamente, Beh tu sei il nostro guru, per cui sei sempre benvenuto, anzi, diventerai l'host del prossimo Vibe Congress. Perfetto, grazie ragazzi, un abbraccio a tutti. Grazie allora. A te Andrea, ciao, grazie. Ciao Andrea, grazie ciao. Mille per il tuo intervento. Grazie, ciao ciao. Ciao allora, ciao. Io direi, se ti va Francesco, di farci vedere un paio di esercizi tratti dal tuo libro, se hai qualcosa di pronto, se ti va di farci ascoltare qualcosa, e poi lasciamo la parola invece a Davide Merlino, che ci parla di tecniche alternative. Probabilmente sforeremo le 13, però se non siete troppo stanchi, non siete morti, se volete stare ancora con noi, insomma le cose, come vedete, sono sempre tante, perché poi gli spunti sono molteplici. Giovanni, mi posso prenotare per un intervento dopo? Sicuramente sì. La cosa bella di questa chiamata è che tutti possono intervenire, cioè non c'è, siamo nella democrazia più totale, anzi quasi nell'anarchia direi qua oramai. Va bene. Ok, vai Francesco. Preferite un esercizio o un branetto? Come vuoi te, guarda. Anche un brano, così ascoltiamo un po' di musica. Dai, che gli esercizi sono pallosi dopo allora un po'. Ti faccio ascoltare un blues che è contenuto in The Vibe Source. Ottimo, ottimo. Bravissimo blues. Ditemi se si sente bene. Forse sì. Puoi abbassare un pelo il microfono, che va un po' in dissonanza. Ok, va. Thank you.
Oh yes, baby. Yes. Bravo. Grazie, bravo, mille. Francesco. Bravo. Grazie mille. Ma era improvvisato il solo o era scritto? Allora, c'è il tema scritto, che è questo. Okay. Sì, sì, le 12, ok. Esatto, le 12 prima e le 12 finali sono scritte. Sì. Ok. Ottimo, grazie mille. Diciamo è condensato un po' di quello che ha raccolto negli anni. Sì, 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 ci sente molto Barton. Tra l'altro mi ricordo che tu avevi fatto una trascrizione di Barton del blues, non ricordo bene. Quella è stata okay. Molto stimolante. Yes, allora abbiamo due interventi. Una domanda di Dario Ponara, che si era prenotato ancora tempo fa sul Mallecat, penso, o comunque su una domanda per Andrea Biondi, per cui se vuole farla, ora è il momento. Sì, buongiorno a tutti, salve. Ciao. Salve, intanto ringrazio per questa bellissima chiamata, motivo di spunto per ogni cosa che è stata detta, insomma. E, no, niente, volevo appunto fare una domanda perché sono un po' entrato in questo mondo dell'elettronica e del mallet cut, però trovo un po' difficile, ecco, se, almeno per me, sulla ricerca dei suoni per questo strumento, per il mallet cut, e che ho visto che appunto si possono trovare dei moduli di suoni già preimpostati, che però appunto non danno tanto spazio dopo un proprio suono personale, e se no, seguendo qualche video di qualche vibrafonista americano che utilizza sempre queste strumentazioni, ho visto che implementano con dei sintetizzatori che riescono quindi dopo a trasformare e a trovare un proprio suono specifico. E appunto la mia domanda era quella di come dove si può arrivare per trovare qualcosa di interessante da poter implementare senza spendere troppo, nel senso, nel mio caso, 19 anni, non ho un grandissimo budget nel comprare moduli costosi e quindi riuscire a trovare un suono, fra virgolette, decente, a un prezzo, insomma, sì, non troppo elevato. Questa era la mia domanda. Ok, allora io ti rispondo per quello che so e per quello che ho visto. Allora, Christos Raffelidos, che probabilmente tu conoscerai, usa il Pearl, e lo utilizza con Logic, quindi il 90% dei suoni che lui usa li ha da Logic, per cui ovviamente se hai un Mac ti puoi scaricare Logic, costa $200, però ha dei suoni molto buoni ed ha già un sacco di effetti, pedalini, ovviamente tutto in digitale. Per quanto riguarda l'analogico, io lascerei la parola ad Andrea Biondi, che invece lui... appunto ha speso anche dei soldini per quanto riguarda appunto sintetizzatori, eccetera. Non so se Andrea c'è ancora all'ascolto, se vuole dirci due parole. No, forse si è sentato per qualche secondo. Comunque Logic secondo me è una buona, cioè hai molti suoni. E okay. Tu hai un Mallecat o una Mallet Station? Nessuna delle due, devo ancora comprarla. Ah, devi ancora comprarla, ok. Sai che il Mallecat invece lo puoi comprare con dei suoni interni. Sì, La Mallet Station no, anche se ti danno alcuni suoni, diciamo, for free, ecco. Te li danno gratuitamente. Ti danno un suono di vibrafono, un suono di marimba. Forse Gianluca Manfredoni può aiutarci. Guarda che i suoni non ci sono più nel Mallet Cut ora, Mi senti? Sì, nel Gig Cut ci sono, Ci sono due versioni, c'è una versione con e una versione senza. Gig Cut è un'altra cosa, però la tastiera, proprio il Mallet Cut, oramai viene prodotto vuoto, bisogna... Ah, ok. Bisogna annettere un Ketron oppure un Yamaha, adesso non mi ricordo il nome, o altri moduli. Io appunto ero rimasto che potevi scegliere o i suoni Yamaha o i suoni di un'altra tastiera da Kawai, mi pare. Ah. E,
che però potevano appunto darti quando compravi il mallet cat, però forse le cose sono cambiate. Ma io ne ho comprato uno da cavalli, quello lì, 2 anni fa, ed era l'ultimo che aveva i suoni Kurzweil dentro. Esatto, i Kurzweil, ecco, e ce l'ho ancora. E mentre adesso, sentendo loro là, negli Stati Uniti, mi hanno detto che la Kurzweil non produce più le schede per il mallet cat, per cui viene venduto vuoto, pure con questo modulo Ketron, che tra l'altro viene prodotto qui a Pesaro, comunque è italiano. Ah, ok. Ora però ho visto sul sito che lo associano a un altro modulo che non mi ricordo quale sia. E quindi grazie. Peccato, perché ora lo strumento è vuoto, un po' come la mallet station della Pearl. Ok. Sì. A meno di non trovare un usato in giro. Sì. Non so, forse Gianluca per qualche modulo può darci delle delucidazioni. Sì. Io ho lo stesso che aveva il ragazzo, quindi il mallet, diciamo, con i suoni Kurzweil. Però devo dire che l'unico suono che non ho mai usato è proprio il vibrafono, perché proprio l'approccio è bruttissimo se vieni da uno strumento acustico. Nonostante magari il suono possa essere anche bello, però diciamo, quando approcci al mondo dell'elettronica, poi alla fine basta avere appunto un mallet station, e poi anche stesso con Logic, come hai detto tu, o comunque con qualsiasi programma, che ora, oggi come oggi, si può craccare qualsiasi cosa, quindi diciamo, basta avere un modulo esterno con qualche suono, e scaricarsi man mano, insomma, qualche filtro, e poi insomma ci si diverte modificando anche un suono, un semplice suono di base. Ad esempio Andrea aveva l'Arturia, che è un synth monofonico con un approccio molto analogico, quindi parte da un suono unico, poi con vari filtri puoi far diventare qualsiasi cosa, ancora di più puoi collegare dei pedali per chitarra. Io faccio vedere un attimo, che ultimamente sto registrando con un set dove non c'è il vibrafono, non c'è il mallet cat, però c'è molta roba di sintetizzatori. Qui ad esempio, questo è il set, dove c'è appunto una batteria acustica, vabbè, vari tipi di sonagli e cose varie, quindi dell'acustico, e poi c'è tutta la parte dell'elettronica, che ora è spenta. Sì, Gianluca, però dovresti togliere la sfocatura alla tua telecamera. Sì. Aspetta che cerco di capire se si... C'è? Eccolo qua, grazie mille, sai. Ok. Quindi il set parte da una batteria e finisce con questa roba qui. Praticamente c'è un synth, questo è un Minilog XD, che ha una miriade di suoni già dentro, che tra l'altro con... insomma, grazie all'uscita MIDI puoi collegare al mallet station e quindi suonare con i suoni Korg, ma fondamentalmente come se stessi suonando sul mallet cat, praticamente. E questo lo puoi fare con qualsiasi sintetizzatore, insomma, con l'uscita MIDI colleghi dal synth alla mallet station e hai qualsiasi suono contenuto poi dal synth di partenza. E questo costa tipo 600 euro, ma ci sono anche cose così piccole invece, sempre della Korg. Questo è un Volca Bass e un Volca Drum, quindi io le ho pagate usate tipo 70-80 euro, sempre con un approccio molto analogico, nel senso che hai un suono di partenza e poi tramite pedalini, questo è un Chaos Pad, distorsore, questo è un delay, quindi insomma da un suono di partenza che poi passa per 2000 pedali che ti comprerai magari nel tempo, e puoi far diventare la mallet station inizialmente vuota, insomma uno strumento pieno di suoni, insomma. Poi ecco, l'utilizzo che ne fa Andrea è anche un altro, nel senso lui lo utilizza come appunto un launchpad, quindi lancia delle sessioni, lancia dei sampler, quindi se ci vuoi suonare e vuoi essere un po' più melodico, ovviamente l'approccio launchpad deve sparire, o almeno per quell'istante in cui lo usi melodicamente, insomma. Quindi diciamo che ci sono due vie: una è utilizzarlo con dei suoni anche sintetizzati ed andarli a modificare con un pedalino o comunque sì, attraverso un virtual VST,
o appunto in analogico come fai te. L'altra cosa che invece è probabilmente un pelo più complessa è quello che fa Andrea, cioè sì, non solo lo suona come strumento, ma lo fa interagire per creare dei sample, per far partire per esempio delle batterie, e quindi sì, fondamentalmente un tasto del Mallet Cat viene mappato a dei sample che lui ha precedentemente creato. E a questo proposito ci sono tantissime librerie gratuite che voi potete consultare online e scaricare con dei sample di batteria piuttosto che di drum machine, eccetera, che potete utilizzare come, diciamo, layer sopra il quale andare ad inserire per esempio la vostra improvvisazione, ecco. L'altra cosa che invece potete fare, e che fa per esempio Christos Rafaelides nelle improvvisazioni che fa con la Mallet Station, è andare a fare una pre-produzione, e quello che succede anche in tanta musica contemporanea, quindi fare una pre-produzione tramite una DAW, che potrebbe essere Logic, che potrebbe essere Pro Tools, in cui voi andate a registrare via MIDI alcuni strumenti e sopra cui fondamentalmente suonerete successivamente live, facendo partire una registrazione di fatto, diciamo così. Sì. Quindi queste sono principalmente le vie che sono state percorse fino ad ora. È ovvio che l'interazione in live, come quella che sta facendo Gianluca, quelle che stanno facendo Andrea Biondi, sono, diciamo, più artificiose, più difficili, perché c'è bisogno di uno studio dietro. Invece fare partire una base preregistrata, come sta facendo Christos, è sicuramente più semplice e anche di più facile, diciamo, approccio per chi sta iniziando. Ciò non toglie che dobbiamo ricordarci che non è un vibrafono, non è una marimba, per cui se voi comprate una Mallet Station per ovviare al problema del peso o dell'ingombro, secondo me state buttando via i soldi, perché vi troverete in mano con uno strumento che non c'entra nulla ad uno strumento acustico, ed è per questo che probabilmente chi appunto suona il Mallet Cat come Mallet Cat, di fatto il suono di vibrafono o di marimba non lo usa mai. Infatti c'è questo americano che si chiama Tyler Blanton, parecchio conosciuto, insomma. Sì, Tyler, e lui utilizza il Mallet Station, la Mallet Cat, un po' come dicevo prima, insomma, collegata ad apparecchi esterni, e quindi tutto suona, tranne che, insomma, il suono del vibrafono non ci passa manco da lontano, quindi... Ma anche l'approccio poi diventa un altro, no? È come se suoni, che ne so, un Fender Rhodes oppure un piano acustico, anche il modo di suonare poi cambia, quindi, insomma, per uno che ha sempre suonato il vibrafono su uno strumento acustico, il passaggio al suonare su dei pezzi di gomma è tutta un'altra cosa. Chiedo scusa. Sì, Giovanni. Sì, vai Pasquale. Volevo salutare perché devo andare in teatro, c'ho una prova tra poco e volevo ringraziare tutti voi e salutarvi. Grazie mille. Ciao Pasquale, mi dispiace che non abbiamo avuto il tempo, se vuoi fare velocissimo il tuo intervento. No, quello lì, poi magari sulle scale, sulla questione delle scale, brevemente, cioè, c'è un discorso sulle scale che l'affronta bene Hamilton Green, quando la scala non la fa affrontare sul do, re, mi fa, sol, la, si, do, ma ne fa tutto un colore per arrivare a una scala, così come anche Stevens è contrario allo studio della scala forsennata, ma anche nel jazz, pensare che tanti pensano che studiare il jazz significa l'improvvisazione e imparare le scale fossilizzano molto, per cui a me piace il sistema di Bartok quando voleva insegnare ai figli di pianoforte, cioè gli parla di 4-5 note e gli fa il colore di quelle note e parla, vabbè, ma questo è un discorso che affronteremo prossimamente. Quello che volevo dire anche agli allievi, ragazzi giovani che stanno lì, ai curiosi, che il sistema, io ho inciso Claire de Luna in un modo molto casareccio, ero in quarantena, e degli studi che ho scritto, che un po' utilizzo questo sistema, e volevo annunciare che ho scritto 1 ora e 10 di musica per orchestra con il vibrafono protagonista, che ho fatto a San Carlo già in un'esecuzione per un gruppo a largo per il San Carlo, e lo stesso progetto l'ho anche arrangiato per quintetto d'archi, quindi quartetto d'archi più il contrabbasso, più clarinetto, voce,
e vibrafono, e lo stesso progetto è anche vibrafono, marimba e voce. Per cui prossimamente pubblicherò tutta questa bella roba, così... Bellissimo, quindi se c'è qualche volenteroso studioso, studente che si sta per diplomare, come vedete, musica italiana, doc, non abbiamo solamente i prosciutti, ma abbiamo anche grandi musicisti. Posso fare il teatro, ragazzi, questo è fantastico, cioè, ho a disposizione un'orchestra, adesso in quarantena abbiamo gruppi, siamo invogliati a fare gruppi da camera, quindi ho avuto la fortuna sia dell'ispirazione sotto quarantena, ma soprattutto di avere tutta un'orchestra, per cui poi metterò a disposizione, ragazzi, va bene? Un bacio a tutti e vi ringrazio a tutti per la vostra collaborazione. Grazie, grazie, ciao. Grazie, grazie. Ciao. Allora, l'ultimo intervento, siamo ampiamente fuori orario come sempre, ma noi lo facciamo stare dentro perché è interessantissimo le cose che fa. L'ultimo intervento di Davide Merlino, che spero che ci sia ancora, che non sia... No, ci sono, ciao a tutti. Eccolo qua, scusaci Davide se ti abbiamo messo in coda, ma poi le cose quando si parla, poi io non riesco a fermare. Ho preso appunti, ho segnato un sacco di robe, ecco. Poste, nomi, brani, titoli, metodi, vabbè, i metodi li conosco, quelli di Andrea, di Francesco, e ne ho da studiare per le prossime quattro vite, penso. Infatti, noi tutti crediamo nella reincarnazione, perché almeno avremo tempo di studiare tutte le cose che sono state presentate oggi. Ok, allora è bello perché Davide proprio ci si riaggancia a Cage, di fatto, no? Cioè il vibrafono preparato. Quindi Davide ci presenterà alcune tecniche che lui utilizza. Allora, io mi ricollego un po' al discorso che ha fatto Andrea sull'habitat, sugli habitat sonori, quindi sì, comunque anche lui ha fatto riferimento a Cage prima, ovviamente è un riferimento comune anche il mio, penso riferimento di molti. Io ho iniziato un po' 15 anni fa con la preistoria degli effetti sullo strumento, e ho provato all'inizio con microfoni, con i pedalini da chitarra, i primissimi programmi di live station, avevo utilizzato negli anni tutti questi meccanismi elettronici. Poi ad un certo punto mi sono un po' stufato di dover litigare con i cavi che non funzionano prima dell'amplificazione e quant'altro, che devo portarmi comunque sempre dietro in situazioni ovviamente un po' più contenute, senza un palco, senza un service, devo portarmi dietro anche l'impianto. Allora ho iniziato a pensare cosa potevo fare per modificare il suono dello strumento acustico, senza dover ricorrere a pedali o ad elettronica. Quindi è partito così un po' per gioco. E poi mi sono appassionato, ho iniziato a buttarci sopra e sotto tutto sul vibrafono. E vi posso far vedere un po' degli effetti che utilizzo solitamente, che li utilizzo o nelle performance in solitaria oppure durante delle esecuzioni con ensemble. E, mi alzo, se magari non mi vedete più la testa, ma è importante che vedete i tasti e che mi sentite un po'. E, allora, le prime cose che ho fatto sono state mettere cose sopra al vibrafono, proprio appoggiato cose che poi tanta fine serata, dovendolo smontare, svuotavo le canne, quindi da monetine a biglie a quant'altro che venivano buttate sul mio povero site tutto ammaccato. E altre cose che poi dopo un pochettino più pratiche ho iniziato ad adottare, e questo viene utilizzato da diverse persone, ho visto usare tante volte, tipo la carta stagnola oppure dei fogli di giornale, di quotidiano, che vengono messi sui tasti. In questo modo il tasto comunque ovviamente vibrando frigge in qualche modo, cambiando il suono. Il suono cambia di poco, con la stagnola invece cambia parecchio. Quindi mettendoli insieme ad altri, cioè magari fanno soltanto alcuni tasti.
sempre nell'ottica del mettere sopra cose, spesso utilizzo anche degli splash, dei piccoli piatti, vengono messi sopra i tasti anche questi, che mi danno la possibilità intanto di avere una parte più percussiva o d'attacco, che le prime volte lo facevo picchiando sulla struttura o contro le bacchette o aggiungendo dei tamburi, invece poi ho provato ad metterli sopra e quindi ovviamente c'è sia la vibrazione del tasto. Utilizzo proprio del piatto, anche girato. Nell'ottica sempre del creare un ambiente sonoro, per esempio. E che bello, anche quando i piatti cadono, se non si rompono dallo strumento, fa parte sempre dell'ambiente che si viene a creare. E adesso stavo suonando sulla parte alta perché ho già preparato un po' la parte bassa, e sempre sulla parte alta vi posso far vedere, mettendoci sopra una catena. Questa arriva ovviamente dalla batteria, classica catenella che si mette sulla batteria, ovviamente prendendo la dimensione adeguata. Anche la catenella comunque fa. Ho provato diversi materiali sulle catenelle, perché quelle più leggere hanno un suono un pochettino più leggero, appunto, ma la più a lungo, e se no ci sono quelle un po' più pesanti che hanno un suono un pochettino più crunch, e questa è la classica dimensione che si usa per i piatti, diciamo. Se arriva il suono o arriva tutto. Sì. Se arriva il suono, grazie. Okay. Ovviamente su tutte e due le file dei tasti, doppia fila, con questo bellissimo marchio ingegno tecnico che è una molletta appiccicata alla corda. E l'utilizzo di varie bacchette, a me piace un sacco avere tante bacchette differenti, per poi andare a scavare per il suono. Una cosa che non sopporto è quando mi sento dire che il vibrafono ha quel suono lì e non ha altri suoni. Invece comunque con l'utilizzo delle bacchette, oltre che un po' della posizione o in alcuni casi anche utilizzando la Stevens, che comunque c'è un altro attacco che non sia la Barton, con l'utilizzo di varie bacchette alla fine si riescono ad ottenere varie nuance, colori, quindi per gli studenti così dico sempre di non comprarsi una quadriglia e fermarsi lì, ma di farmi girare un po', che è sempre molto interessante. E altre bacchette strane che utilizzo, questo è un vecchissimo paio di bacchette che poi ho coperto con degli adesivi che non so neanche dire da dove arrivano, delle bacchette diciamo da... è come se avessero messo il pad sulla bacchetta e quindi ho la possibilità di avere lo stesso rimbalzo diciamo che ho sul pad, però sul vibrafono con le note ovviamente in aggiunta. Utilizzandole magari sia col legno oppure singolarmente. Ma quindi Davide, tu hai messo qualcosa sulla punta, hai coperto, no, allora, le punte? Queste veramente arrivano dalla notte dei tempi, avranno 20 anni, non ho idea di dove. Forse erano dei prototipi, adesso mi viene Benny Greb, ma non era Benny Greb, se mi viene in mente il nome. Quindi hanno le punte di gomma già? Sì, esatto. Ok, quindi dobbiamo cercare delle bacchette, perché ho visto per esempio che vendono adesso dei puntali da inserire sulle bacchette di gomma. Sì,
tipo questi. Ecco. E questi qua sono un po' vecchi, sono della Tama. Questi li ho messi su due bacchette rotte del vibrafono. Sì, il suono è abbastanza simile. È un po' più morbido. Questo invece si sente proprio il legno. Perché è molto adeso alla punta, all'oliva della bacchetta. Mentre questo qua si sente la gomma. Messo anche su una bacchetta della batteria, comunque si sente tanto la gomma. E quindi... fa un suono differente. Mentre l'altro è molto più incisivo. Perché è proprio più adeso sul legno della bacchetta. Altre bacchette che utilizzo quando faccio i miei rumoracci sono queste. Sono Rubber, mi sembra della Mike Bolter. Ovviamente con il sistema della frizione mando in risonanza le note. Ce ne sono diverse in commercio, visto che a seconda della dimensione enfatizzano più o meno alcuni armonici. Non so che cosa arriva dal microfono, ma ho notato anche questa cosa che per me è molto interessante. Ottimo, volevo dire, per chi è un genio del fai da te, del bricolage, queste ultime bacchette che ci ha fatto vedere il maestro Davide si possono fare con le palline rimbalzine. Esatto. Ok, quindi se volete risparmiare dei soldi, questa è un made. Ecco. Questa è un made, le altre sono acquistate, praticamente uguali. Ok, una l'hai fatta un made, vedi? Sì, questa qua gialla è un made. Una pallina rimbalzina. Palline rimbalzine, potete creare questo effetto molto carino anche sulle pelli è molto carino. Sì, io gli stessi effetti poi li porto su una grancassa che utilizzo orizzontale, come se fosse una scrivania. Ok. C'è una musichetta. Uno con una musichetta unica. Un'altra cosa che utilizzo invece poi, perché ovviamente appoggiare le cose sui tasti è anche relativamente scomodo. All'inizio ho preso delle lastre in policarbonato e le ho appoggiate anche quelle sui tasti. Per avere un suono anche qua molto, molto crunch. E poi una delle mie notti... Io dormo poco e di notte, quindi faccio questi rumori per la felicità dei miei vicini. Ho provato a mettere le lastre di policarbonato sotto i tasti, quindi le ho inserite tra le canne e il tasto, e l'effetto che ho ottenuto è questo qua, e lo trovo molto 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 interessante. Possibilità di prendere delle lastre di diverse dimensioni e quindi avere metà vibrafono con un suono è come aspettare una tastiera. Quindi avere metà suono naturale. Oh.
Ottimo. Un'altra suona che utilizzo spesso ultimamente è quello fatto con il fondo della bacchetta. Mi dà questo suono simpatico, penetrante. Ovviamente poi il mix di tutto, quando lavoro nelle performance da solo, capita o che inizio con lo strumento completamente libero e poi lo apparecchio strada facendo, oppure inizio con uno strumento apparecchiato e lo sparecchio strada facendo. In questo modo, in qualche modo svelando, diciamo, il trucco allo spettatore che ho davanti. E quindi magari mi ritrovo a fare un brano con il mix dei vari suoni. Ok, Davide, ti chiedo una cosa che penso sia interessante per chi ci ascolta. Dov'è che possiamo trovare delle tue musiche registrate in cui possiamo sentire il suono, diciamo, pulito di questi effetti? Perché adesso ovviamente qui ce li stiamo immaginando, perché insomma l'audio è quello che è nelle chiamate Skype. Però se ci fosse una reference, un tuo disco, un tuo video, che magari puoi mettere anche nel gruppo Vibe Meeting, così noi possiamo anche ascoltarti. Va bene, sì, in rete ci sono per adesso qualche video, c'è dove utilizzo alcuni di questi suoni, c'è anche un video, anche se un po' datato, che penso che risalga a un 6-7 anni fa, un video che avevo fatto per Drumset dove spiego l'utilizzo di questi oggetti sullo strumento, parlo un po' della preparazione del vibrafono. Sicuramente ne farò uno, visto che in tanti mi chiedono, ne farò uno nuovo, magari poi lo condividerò. Ecco, sarebbe bello appunto condividerlo ovviamente nei social, sì. Poi in questo gruppo che è nato su Facebook di condivisione di idee. Assolutamente sì, per me è un onore. E voglio dire una cosa anch'io sulla musica scritta, che Francesco mi cita sempre come stimolatore, ma ci stimoliamo vicendevolmente, visto che siamo compagni di lago, diciamo, siamo su due sponde differenti, ma siamo vicini di casa. E con Francesco adesso stiamo mettendo giù dei brani, che per adesso sono ancora così in preparazione, è proprio una cosa che stiamo facendo adesso. Lui mi sta dando una mano, quindi nella prossima chiamata probabilmente vi presenterò anche non sarà un metodo, ma un compendio di brani scritti da me, dove mettiamo su carta alcune di queste tecniche. Ci saranno delle registrazioni che caricherò poi su YouTube dei vari brani, e i brani saranno scritti, diciamo, in forma classica, quindi con tutte le note al loro posto, e alla fine del brano scritto ci sarà una versione invece tipo Real Book, dove ci sarà il tema e gli accordi, quindi uno poi potrà decidere di accompagnarsi come vuole. Perfetto, un'ottima idea, anche innovativa. Allora, io direi, ragazzi, di tirare un po' le fila di questa mattinata, che è stata una mattinata intensa, molto bella. E ci lascerei con, appunto, come avevamo già fatto nel primo Vibe Meeting, che era un meeting privato, ecco, questo invece è stato pubblico, con ovviamente l'augurio di rivederci e di scambiarci delle idee tramite i social. Un'altra cosa che si può fare è seguirci vicendevolmente. Allora, Sandro chiede come si chiama il gruppo. Allora, dovrei avervi inserito quasi tutti, penso tutti, a parte chi mi ha chiesto di partecipare questa mattina o ieri.
c'è un gruppo che si chiama Vibe Meeting su Messenger. Chi non è stato inserito mi mandi un messaggio che lo inserisco. Ed è un modo per tenerci in contatto, scambiarci idee, fare vedere anche le musiche che stiamo producendo, eccetera, eccetera. E mi raccomando, io credo che sia importante attraverso i social, insomma, darci man forte, ecco, che non rimaniamo in questa cricca dei vibrafonisti, ma che usciamo un po' allo scoperto, perché altrimenti ce la facciamo, ce la cantiamo, ce la diciamo tra di noi. Invece è importante che il Vangelo del vibrafono arrivi, no, un po' a tutti. Quindi se vedete delle iniziative importanti, condividetele su Facebook, su Instagram, scriveteci, fateci sapere, è bello, è brutto, fa schifo, non ci piace, fa schifo il jazz, è bello il jazz. Ovviamente ci sono tanti maestri qui, per cui chi volesse approfondire può anche contattarli in privato, sono tutte persone gentilissime e disponibili. Esatto, Sandro, intendevo la chat. Sono tutte persone gentilissime e disponibilissime, soprattutto, e che sapranno indirizzarvi al meglio. Ovviamente ognuno ha le proprie personalità, per cui c'è chi è un po' più old school, c'è chi è un po' più proiettato verso le musiche contemporanee, per cui non abbiate remore di chiedere, di, anche perché no, di fare una lezione. Adesso oramai con Skype, Zoom, eccetera, si possono fare lezioni online, io faccio lezioni tutti i giorni, ormai anche penso gli altri, tutti quelli che insegnano a scuola, perché questa è un po' la minestra per quest'anno. Quindi ecco, aiutiamo a diffondere questa musica per vibrafono e non solo, ovviamente la musica per percussioni in generale, perché ce n'è molto, molto bisogno. Ecco, per qualsiasi cosa io sono qua, così come tutti gli altri relatori e così come ovviamente tutti gli altri vibrafonisti che molto gentilmente si sono resi disponibili e a dare una mattinata del loro tempo, che non è scontato, non è scontato, perché stiamo comunque parlando della creme dei vibrafonisti e comunque degli strumentisti, non solo italiani, ma a livello europeo, ok? Quindi non è scontato che loro gratuitamente offrano il loro tempo per una chiamata, ecco, in Skype, così, un loro sabato mattina. Quindi io gli faccio veramente... veramente grandissimo in bocca al lupo, un grosso abbraccio. Con tanti di voi ci conosciamo, con altri ci conosciamo virtualmente, però appunto si è venuta a creare una comunità bella di scambio e soprattutto senza quelle invidie, quegli scontri che invece magari fanno parte di altre comunità strumentali. Ecco tutto, se c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa, altrimenti concludiamo. Ecco, ottima esperienza, grazie mille. E ecco, grazie mille a tutti. Grazie per essere stati con noi e ci rivedremo magari fra 5-6 mesi con nuove idee da condividere tutti assieme. Grazie, grazie a tutti, grazie Giovanni. Grazie, un saluto a tutti, grazie, per grazie essere a voi. Stati con noi. Grazie, ciao, ciao. Ciao, 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 buon pomeriggio. Ciao. Ciao.